With their green liveries and their unique glamour, they really seem to come out of a book of aviation. I can't believe in the 30s, these were the most famous and popular airplanes for training and liaison. Despite the time goes by, they are still magnificent interpreters of a pioneering epoch that our memories are used to recall only in black and white memories. After going through the history of the Caproni 100 Hydro with the radio code India Alpha Bravo Oscar uniform, let's continue our journey to show you the second model of the so-called Caproncino with the radio code India Alpha Bravo Mike Tango. Dopo il restauro del Caproncino Hydro di Como, che è stato ultimato nel 1991, e ha riportato in volo, in efficienza di volo, un vecchio Caproni degli anni 30, ho intrapreso quest'altra avventura, quella di questo Caproncino. It's a quite particular aircraft, if we consider that, like the Oscar uniform, has been restored with original components to start the engine. It was a very delicate research followed by the work of the engineers who started operating on these types of aircrafts. Questo motore, immaginare che è stato ideato, penso 80 anni fa o forse 90, è ancora all'avanguardia come tecniche di costruzione. Adesso i motori moderni hanno dei materiali speciali, mentre invece questi qui, quei mezzi che potevano avere allora, avevano sopperito certe difficoltà, certi difetti, con delle innovazioni. Pensare, non so, che sugli alberi a cam mettere dei cuscinetti, sui bilancieri mettere invece delle bussole che mettono tuttora, mettere dei cuscinettini piccolini per eliminare tutti gli attriti. Questo molleggio indica che le compressioni sono a posto. Il motore in officina è stato smontato da sana pianta, tutto. Poi è stato controllato, riassemblato e tutti i vari componenti, gli vari accessori sono stati provati prima al banco prova e naturalmente messi a punto, controllati tutti, la parte carburante, i galleggianti, i consumi. Poi il motore è stato messo al banco prova, è stato fatto un rodaggio e la prova di potenza è stata rilevata al banco prova dell'officina. The Car 100 is a single-engine two-seater biplane with a mixed structure. The aircraft has a fixed undercarriage with independent wheels equipped with brakes, bracing, shocks-absorbing struts. It carries sesquiplane wings with tubular struts and steel bracing wires, supported by a Boulangeron structure with wooden ribs covered with painted mako cotton canvas. The quadrangular section fuselage has a wooden structure with canvas covered plywood, treated with ordinary turpentine based paints and nitrocellulose enamels, stripes, borders and cockades. Built in wood and metal, according to a traditional Caproni company design, the Car 100 could be equipped with any kind of air-cooled engine. The wings were hinged and could be folded along the fuselage for easy transportation and hangar. The aircraft's recovery and the subsequent restoration began in 1996 at the Experimental Sailing Flight Division headed by Felice Gonalda. Questo aeroplano è stato recuperato dall'aeroporto di Bresso
dove giaceva in stato di abbandono da circa 30 anni, avendo finito la sua attività di utilità nel 1962. È stato smontato e portato in questo capannone della sezione sperimentale Volavela qui in Linate, dove è stato completamente disassemblato nei minimi particolari e risostituite tutte le parti ammalorate. Mentre si eseguiva il restauro, ogni pezzo ci parlava di quel che aveva passato l'aeroplano, avendo trovato anche i fori che abbiamo attribuito dai colpi di fucile o di mitragliatrice. Ho vissuto questa esperienza con molta apprensività, anche data il dover mettere le mani a un velivolo che aveva fatto parte, scritto grandi pagine sulla storia dell'aviazione e dell'aviazione italiana, ed anche essendo stato impiegato fino al periodo della Seconda Guerra Mondiale. Motivo di piacere, di orgoglio anche da parte mia, poter dire che questo è l'aereo più antico in Italia in efficienza di volo, perché è del 1933. Tra l'altro anche una storia caratteristica, nel senso che è nato per l'aeronautica militare, per la Regia Aeronautica Militare. È stato prodotto e ha operato a Roma, Lido, comunque nel Lazio. Poi nel 1939 è stato venduto ad un privato, ad un pavese, a uno di Pavia. E la cosa singolare è che anche l'altro caproncino di Como era in quel periodo anch'esso a Pavia, quindi tutte e due si trovavano nello stesso hangar. Infatti questo qui venne in quel momento, venne in quell'occasione trasformato in idro dall'acquirente, perché così lo voleva utilizzare. Poi successivamente, dopo la guerra, venne utilizzato con dei fumogeni per scrivere il nome della ditta da reclamizzare in cielo. Poi dopo venne trasformato in traino striscioni, fu costruita sotto la carlinga una specie di baule di legno che veniva aperto un po' come un bombardiere, cascava lo striscione e trainava lo striscione, come avete tutti visto fare molto spesso dagli aerei. Di questo tipo del K100 ne sono stati costruiti circa 2000 esemplari e oggi ne rimangono solo due in volo più altri tre nei musei. Il cuore, non so, mi sembra quasi che batta meglio quando sono vicino a un aeroplano così. Anche perché lo si dice tante volte scherzando, ovviamente, però alla fine si comincia quasi a crederci che questi vecchi aerei abbiano un'anima.
Vi illustro la cabina del Caproncino del K100. Allora, innanzitutto ci sono gli strumenti classici che potete notare qua. Questi sono i magneti, che tra l'altro ha una dove esiste una chiavetta aggiuntiva che serviva per l'istruttore, tanto è vero che qui c'è l'indicazione IST, istruttore, che poteva inserire o togliere a seconda delle necessità dell'allievo che stava davanti o di dietro. Questo è il contagiri, l'anemometro, il variometro, giro direzionale, o meglio il balimbaletta, come veniva chiamato, la bussola, che è una bussola molto particolare, la bussola Pezzani, famosa, modello 2, tra l'altro un oggetto molto bello, è tutta tonda e a cupola, l'orologio, che è un orologio Sonia, costruito per la Regia Aeronautica Militare, c'è ancora scritto su, era in dotazione a tutti gli aerei della Regia Aeronautica. Poi la pressione olio, pressione benzina, la temperatura olio e l'altimetro. L'altimetro naturalmente era in metri, perché è come l'anemometro era in chilometri all'ora, perché allora eravamo in epoca autarchica e tutto era in metri e chilometri. Quello che è interessante è questo strumento che viene chiamato, cioè che si chiama il diavoletto. Il diavoletto, in caso di incendio del motore, proprio le fiamme bruciano un nastro che tiene un elastico, molla, l'elastico si libera e allora viene fuori questo specie di bruco tutto rosso, e indica che c'è incendio a bordo e quindi occorre iniziare a fare tutte le emergenze del caso. Però oggi come oggi, per dare motore in aereo, si spinge in avanti. La manopola, la manetta, il gas, tutto quello che si vuole, comunque si spinge sempre in avanti. E un po' come nel motorino, nella moto, per aumentare la velocità, per dare motore, si fa questo gesto. Quindi è intuitivo, è istintivo spingere in avanti per dare motore, ma non è sempre stato così. Negli anni 30 era esattamente l'opposto. Anzi, per dare gas si tirava indietro la manetta. E questo aereo ha ancora una targhetta originale dell'epoca, che dice che dove sotto c'è scritto massima e sopra c'è la freccia che è rivolta verso l'indietro, per cui per dare massima potenza si tirava anziché spingere. In basso, dietro la cloche, c'è la radio, che è l'unica strumentazione chiamiamo moderna, del resto necessaria per operare in giro per aeroporti, ma inserito nel vano della radio c'è là sotto il magnetino. Lo si aziona nel momento dello starter, quando si avvia il motore, lo si gira manualmente e si dà un'ulteriore elettricità alle candele, quindi si facilita, si agevola l'avviamento. Allora, adesso sono passato dalla parte destra del velivolo e volevo farvi notare una curiosità, l'indicatore della quantità di carburante nel serbatoio. È singolare ma molto efficace. Qua c'è questa stanga con delle tacche che indicano i litri, 20 litri, 40 litri, 60 litri, 80 litri, 100 litri, fino a 110 litri. E questo tasto giallo lo si manovra in questo modo. Si tira indietro e poi lo si spinge in avanti. Quando è bloccato, indica la misura del carburante che abbiamo nel serbatoio. Quindi in volo, quando si vuole conoscere la quantità di carburante che ancora abbiamo a disposizione, non si fa altro che tirare indietro e avanti questa piccola manopola gialla dell'indicatore carburante. Questo è il trim, molto efficace, avanti e indietro, e quindi a picchiare o a cabrare. Invece questo, con questa piccola manopola bianca, non è altro che quella che oggi si chiama la miscela, ma ai tempi si chiamava alta quota. Quindi, e infatti c'è scritto sopra alta quota, molto in piccolo, si sgancia e lo si spinge in avanti, quindi la miscela si impoverisce.